voi mi date il via del chakra? And now I'm gonna get your bag. Il piatto è la carbonara di mare 2006. Gli ingredienti sono bottarga di muggine, uova di pesce, parmigiano reggiano, sale fino, sale grosso, pepe, vermicelli, vino bianco, olio extravergine. Procediamo. Saliamo l'acqua della pasta. Mentre caliamo la nostra pasta, che ha circa 10 minuti di cottura, ci prepariamo la salsa. L'idea di questo piatto è appunto la carbonara di mare. La carbonara di terra sappiamo tutti che è fatta con le uova di pesce, anziché le uova di gallina, anziché le uova di pesce, scusate, e la pancetta. E la pancetta, quindi uova di gallina e pancetta, la carbonara di terra, e abbiamo avuto questa idea appunto con la bottarga che sostituisce la pancetta e le uova di pesce. Iniziamo con fare a tocchettini la nostra bottarga. Andiamo a mettere in padella con un goccettino di olio, la facciamo scaldare leggermente e poi in modo che si tosti, diventi un pochino più croccante, e poi lo andremo a asciugare su un panno di carta. Nel frattempo prendiamo le uova di pesce, vanno bene qualsiasi tipo di uova di pesce, merluzzo, maccarello, tonno, muggine, quello che vogliamo, spigole, orate, sogliole. Facciamo questa incisione lungo la sacca, apriamo per bene e con il dorso del coltello le andiamo a estrarre, così in modo che togliamo la pellicina. Ancora una. Vedete, queste sono differenti, quindi questa qui era di una spigola e questa qui è di un merluzzo. Dopo, con l'esperienza, saprete riconoscerle. A questo punto vedete la bottarga che è pronta, la tiriamo su. La togliamo dall'olio. Ok, quindi abbiamo questo olio che già è stato insaporito con la bottarga di muggine. Raccogliamo le uova, quelle crude invece, le mettiamo nell'olio caldo e piano piano le andiamo così a tostare in padella. Dobbiamo cercare di dividerle il più possibile. Se vedete che manca ancora dell'olio, si aggiunge. Io vado sempre cauto con l'olio perché preferisco metterne un pochino di più a crudo. Vedete che le uova si iniziano a separare? Adesso dobbiamo cercare di dargli anche un colore un pochino diverso. Adesso siamo sul bianco. Più tostano le uova e più il colore cambia. E perché le faccio tostare un pochino di più? Così ci avviciniamo al sapore della carbonara, quella fatta con le uova di gallina. A questo punto prendiamo il vino bianco, bagniamo leggermente, lasciamo evaporare e aggiungiamo un pochino di acqua di cottura della pasta, così, così, in modo da creare questa cremina. Vedete le uova come si sono separate? Qui iniziamo a mettere un po' di pepe intanto. Aggiungo un goccio di olio extravergine. Vediamo intanto se la pasta è pronta. Eccola qui, andiamo a tirare su. Accendiamo la fiamma. Aggiungiamo ancora acqua. Iniziamo la fase di mantecazione. La lasciamo sempre bella al dente, in modo che poi gli ultimi 2-3 minuti di cottura li faccia in padella, li faccia. La pasta ci scarica l'amido e ci fa quella famosa cremina che piace un pochino a tutti quando poi andiamo a mangiarla. Adesso, se vogliamo dare una nota di colore un pochino all'interno della,
della nostra pasta, prendiamo un po' di quella bottarga croccante che abbiamo preparato in precedenza, la facciamo sottile sottile, così, e la iniziamo a mettere all'interno, così, ancora un pochino. Ok, facciamo asciugare ancora un pochino il liquido, mettiamo un pizzico di sale, col sale andiamo cauti fino alla fine perché comunque la bottarga è un alimento abbastanza sapido, le uova di pesce appunto vengono dal mare, quindi hanno anch'esse sapidità e quindi il sale lo solo all'ultimo momento, spegniamo la fiamma, adesso qui è molto calda il piatto, dobbiamo aggiungere il formaggio per mantecare. Se il formaggio lo mettiamo quando la pentola è troppo calda, il nostro formaggio si strapperà. Invece noi aspettiamo un pochino, facciamo evaporare il primo vapore e poi aggiungiamo il formaggio, in modo che il nostro formaggio non si strapperà e ci farà una bella cremina omogenea. Un altro trucchetto finale per riportare la nostra carbonara verso quella di terra è aggiungere un goccio di vino bianco a crudo così. Ci darà quel tocco di acidità che sgrasserà appunto il palato mentre andiamo a mangiarla. Ok. Piatto fondo, mestolo, forchettone. Facciamo questo gioco, deve essere veloce altrimenti la salsa rimane tutta sul piatto. Andiamo a ultimare il piatto con la bottarga croccante. Una cinghiatina di pepe e un goccio di olio extravergine. Ecco qui, carbonara di mare 2006.